San Valentino, il conduttore televisivo e radiofonico Savino Zabba ha partecipato a una serata dedicata alle grandi tradizioni del territorio. Daniele Guido Gessa. Nel paese di San Valentino, nel borgo lucano che proprio sui sentimenti ha costruito un'immagine di località romantica, un evento dedicato al patrimonio tangibile e intangibile della Basilicata. Nel Cineteatro San Giuseppe la manifestazione sorgente in rete ha dato spazio alle tradizioni culturali ed enogastronomiche con una sfida fra i cittadini dei diversi quattro rioni che si sono cimentati con i menù tipici delle feste. Un'opportunità anche per gli chef locali, dall'amore delle coppie che ogni anno accorrono per il Santo Patrono a quello per le ricette tipiche del territorio. Animatore della serata Savino Zabba, attore e conduttore televisivo e radiofonico di origine pugliese, arrivato ad Abriola per presentare il libro Parole Parole alla radio, un saggio storico linguistico sulle tecniche e sugli stili del linguaggio radiofonico degli ultimi 90 anni, volume arricchito da una prefazione di Renzo Arbore. Per Zabba anche la scoperta della festa del 14 febbraio. Un'altra meravigliosa scoperta ad Abriola è quella che la comunità è protetta dal santo degli innamorati, per cui è bello sapere per esempio che il 14 febbraio ogni anno ci si ritrova qui ad Abriola innamorati, fidanzati, sposati, forse anche separati, non so, insomma ci si ritrova tutti insieme in nome dell'amore per onorare il santo patrono per una festa meravigliosa, anzi mi sa che il 14 febbraio già prenotato ad Abriola.